Ancora buon pomeriggio, ben arrivati nella nostra piazza del Palio. Vedete in sovrimpressione il numero di telefono, quello giusto, quello corretto da fare per il televoto. Avete tempo per un'ora e un quarto, quindi ci fermiamo alle 16:45. Finora sono trascorsi pochi minuti, tra poco però già vedremo a che punto siamo. Intanto la prima esibizione per Mormanno con i Miro Magnum. Anzitutto buongiorno. Sì, buongiorno e facciamogli un grande applauso a tutti coloro i quali ci guardano da Mormanno e non solo. Eccolo. Rubo la platea. Ricostruisce il tipo. Allora nascono i Miro Magnum? Abbiamo 27 anni di attività, 1980-1981. La nostra storia e la nostra tradizione è ormai conosciuta in tutto il mondo. Ma la cosa che vogliamo fare, continuiamo a fare da ormai da una vita, è fare in modo che la nostra tradizione, una tradizione ahimè orale, non vada smarrita. Di conseguenza, prima di indossare questi panni, prima di ballare queste danze, prima di cantare questi canti, necessita avere un forte rapporto con il territorio e soprattutto con gli anziani, che sono la vera grande ricchezza di questa regione, ma di tutta la nostra terra. Ben detto. E allora, Salvatore, velocemente, cosa... Faremo il ballo della Fagona. È un'antica tarantella che ancora oggi viene invocata e omaggiata in occasione della festa di San Giuseppe. In questo giorno Mormanno apre le porte a chiunque, a tutti gli ospiti, affinché possano assaggiare il baccalà, i ceci e tante altre grandi specialità. E la sera poi si balla e si danza in occasione della festa del Santo, innalzando questi grandi falò. Sicuramente è stata evangelizzata questa festa, perché in prima battuta aveva una forte radice pagana, perché coincide proprio con l'avvento della primavera, per cui innalzando il fuoco possa essere l'elemento di rinascita. Purificazione. Sì, il senso è quello. L'ultimo motto per chiuderla a Mormanno, noi lo diciamo sempre, soprattutto quando andiamo in giro per il mondo: Mormanno, emozioni difficili da descrivere, facili da vivere. Venite a Mormanno. I Miro Magnum, prego.
straordinari, credetemi, avrebbero anche portato un vero falò, ma purtroppo per questioni di sicurezza non possiamo, quindi ne è stato inventato qui uno fittizio, i Miro Magnum di Mormanno. Grazie ragazzi. Allora, intanto il nostro televoto prosegue, scusate ma mi stanno dicendo che abbiamo una marea di telefonate quest'oggi, diamo un'occhiata al risultato parziale. San Donato di Linea 323, Mormanno 456 al momento, quindi sono tantissimi, 5 minuti. Ilaria da questa parte, perché da qui abbiamo già 800 telefonate in 5 minuti, e che avete intenzione di fare, cari miei comuni? Allora, presidente del parco, abbiamo già visto delle cose straordinarie da una parte e dall'altra, storia, tradizione, folklore. Ma io a dire la verità le conoscevo, però ogni volta che le risento trovo una bella conferma, e questo ci fa ben sperare per il futuro. La banda musicale di San Donato l'ho vista suonare l'altra sera nella loro bella piazzetta, e così come il gruppo folcloristico Miro Magnum l'ho visto nascere, quindi l'ho visto crescere, l'ho visto migliorare. Mi sembra che l'esibizione sia stata all'altezza della situazione. Noi oggi avevamo il sentore che questa fosse una bella puntata, ma mi sa che ancora dobbiamo vedere delle sorprese. Credo che ci saranno anche altre sorprese in mezzo. Assolutamente sì, perché noi qui vediamo prepararsi delle cose bellissime. Grazie Presidente per il momento. Beh, finora abbiamo visto delle cose, credo, veramente straordinarie, l'interpretazione della tradizione in modo diverso, se vogliamo, rispetto alla banda musicale e al gruppo folkloristico, ma entrambi di grande forza tradizionale. Intanto perché secondo me fanno unione, fanno compattezza, perché entrambi i due sono gruppi, e quindi nei nostri paesi è necessario fare gruppo, perché spesso queste cose, i nostri paesi, proprio perché sono piccoli, la gente se ne va ognuno per i fatti suoi, e allora queste cose sono belle che si realizzino. C'è la storia. Allora, Mimmo Boisi, i fratelli Lirangi sono qui di fianco a noi, buon pomeriggio anche a voi. Allora, buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio ai telespettatori. Ci sono tanti giovani che riscoprono le tradizioni, e questo si commenta da solo, è una cosa bellissima. Beh, insomma, bello spettacolo allora oggi pomeriggio, anche dal punto di vista musicale. Sì, sì, a parte il fatto che da un punto di vista musicale finora abbiamo assistito a due esibizioni veramente di altissimo spessore, e noi ne sappiamo qualcosa, insomma, facendo anche questo mestiere di musicisti. E devo dire che poi proprio abbiamo suonato in entrambi i paesi, sia a Mormanno e sia a San Donato di Linea, quindi abbiamo visitato realmente entrambe le realtà, due paesi stupendi in cui abbiamo trovato un'accoglienza esemplare, veramente. Allora, la nostra giuria, insieme anche a Franca Chiarelli, che adesso è fuori campo, ma adesso io faccio due fuori programma. Il primo è questo, questa signora è la mamma di Ilaria. Allora, passiamo un applauso. Mi scusi, e l'ho preso al volo, grazie. Il secondo fuori programma, beh, ce lo annuncia Mimmo Blois adesso, io più tardi mi prenderò una sonora rimproverata. Credo che ne valga la pena. Ecco, beh, l'ho fatta. Noi lo scorso anno abbiamo ospitato ad Altomonte il Consiglio Nazionale delle Proloco, ecco. In quell'occasione abbiamo avuto il piacere di premiare delle figure che si erano distinte per la promozione del territorio, che è quello che fanno le Proloco nel loro essere. Perfetto. Avevamo dato una targa a una persona che non è venuta a ritirarla per un impegno che aveva già precedentemente assunto. Di solito si fa che se non viene si va a casa della signora e si va a portare. Quale migliore? Invito Franca Chiarella a venire a ritirare questo piccolo omaggio. Allora, questo è un po' il programma vero. Io sono sicuro che non ci sgriderà. Allora, premio Umpli Calabria 2006 a Franca Chiarella per la visibilità che rende al territorio con la sua costante attività. Grazie a te, Franca. Allora, credetemi, questo non ce l'ho aspettato, è arrivato all'improvviso, vabbè, è una sorpresa di questo sabato. Non c'è occasione migliore se non questa, stiamo parlando di territorio, stiamo parlando di tradizioni, quest'anno non volevo dire nulla, però oggi sono